penso che come me sta dando la sua vita a migliorare la qualità della vita delle persone. Ed è un grande piacere avere con noi Livio Sgarbi, un caro amico, e penso che sia giusto dare un messaggio anche di speranza e di atteggiamento che dobbiamo tenere per cambiare questo mondo. Grazie Livio. Buongiorno. Buongiorno. Momento più difficile di tutti dopo pranzo. Ce la faremo. Ho 10 minuti di tempo per lasciarvi un messaggio che penso possa aiutarvi nel vostro ruolo. Io sono un imbucato, come si suol dire. Cioè, non sono un medico, non sono un operatore della salute, quindi non faccio terapie di nessun tipo. Sono un mental coach. Cosa significa? Praticamente aiuto le persone, di solito atleti, ma in realtà chiunque, ad usare meglio le proprie capacità, meglio le proprie potenzialità. E sono qua, a parte l'amicizia con Giorgio, perché sono appassionato di questi temi. Non sono un tecnico, sto comprendendo circa dall'1 all'1,3% di quello che state dicendo, ma sto prendendo il concetto e sto guardando, sto osservando. Faccio quello che fanno le persone a cui voi vi rivolgete in quanto medici, in quanto biologi, in quanto chimici, in quanto terapisti e così via. E quindi vi vorrei portare un messaggio, vorrei portarvi un punto di vista che è un po' diverso, di chi sta guardando queste cose da ignorante, cioè da chi ignora, da chi non sa così tanto come voi sapete, ma di chi, ve lo posso garantire con ogni fibra del mio corpo, fa di tutto nella propria vita per essere felice. E la salute non può che essere al primo posto. E per poter essere felice attraverso anche la salute, non posso guardare la salute solo teoricamente, studiandola, essendo un teorico, ma anche magari un pratico. Devo viverla. Quindi io ho bisogno di informazioni che possono essere pratiche. Io ho bisogno di qualcosa che mi aiuti a rendere la mia vita migliore. Siete d'accordo? Io non conosco le cose che voi sapete, quindi sono obbligato a codificare quello che poi mi arriva attraverso i canali che normalmente le persone utilizzano per comunicare, la TV, sono i giornali, sono i libri e internet. Ho sentito prima parlare anche di, insomma, su internet gira di tutto, ma allora io che mi occupo per mia passione di studiare la nutrizione sento A e il contrario di A. Sento esimi medici o ricercatori che dicono questa cosa è ok, questa cosa non ok. Allora dico, sono confuso, ma io ho bisogno di stare in salute. Allora, mi occupo da 30 anni di sviluppo personale, di crescita, di miglioramento, e ho fatto della parte legata alla felicità, cioè la felicità significa per me stare bene, essere soddisfatti nella vita, la cosa più importante in assoluto. Ripeto, la salute è fondamentale. E ho capito una cosa, due o tre fondamentali che vorrei riportarvi. L'ho sentita anche ieri nei workshop, si è parlato di fisica quantistica, anche lì, che passione, quante letture. E alle volte mi chiedo come fanno persone, adesso voi qua siete circa 200-300 persone, ma quanti medici, quanti operatori ci sono in Italia? Una marea, siamo una rappresentanza, siete una rappresentanza. Allora io ho capito questa cosa, che la mente umana non è progettata per renderci felici. Noi siamo qua cercando la cura a malattie e così via, e la vera prevenzione è cercare di stare lontani da quella malattia. Ma la verità è che la mente non gliene frega niente, perché la mente ha un unico scopo, un unico obiettivo. Qual è? Lo dovreste conoscere molto bene. Lo scopo del nostro cervello, no? Sovrintende a tutte le funzioni organiche del nostro organismo, del nostro corpo, a quale scopo? La sopravvivenza. Alla mente della felicità, di stare bene, di ottenere successo, essere soddisfatto, vederti bene, non ne frega niente. Lei vuole che noi sopravviviamo a qualsiasi cosa, si adatta a qualunque cosa e ci fa sopravvivere. E questa è la grande fregatura. Perché? Perché tutto ciò che invece ci spaventa, ci mette a disagio, ci fa paura, lei la rifugge. Perché? Perché è contro la sopravvivenza. Ma chi di voi fa attività sportiva, fisica, ogni giorno, costantemente, per favore?
Ok. Ok. Per il nostro cervello, poiché parliamo di segnali, il nostro cervello, l'attività fisica è dispendio di energie. Lui concepisce l'attività, che è fantastica per la salute, solo allo scopo, perché risale a milioni di anni fa, allo scopo di cacciare, procurarsi l'altra cosa che le serve, il cibo. Ok? Quindi quando noi vogliamo fare esercizio, quando diciamo alle nostre persone, quando dite ai vostri pazienti, quando dite a me, quando vengo da voi, lei dovrebbe fare dell'attività, non basta. Perché magari dice sì, ok, adesso mi metto lì e vado a camminare ogni giorno. No, perché quando si alzerà, domani, lunedì, quando si alzerà il suo cervello, pensando all'attività fisica, manderà dei segnali. E quei segnali sono no, dispendio di energia, ma anche no. Ma perché? Il cervello è pigro, vuole che tu riposi, stai fermo lì, mangi, riposi, mangi, riposi. Perché? Perché ti direbbe fai delle cose se non hai da mangiare, cioè vattela a cercare, cacciale. Ma poiché tu apri la dispensa e hai già tutto quello di cui hai bisogno, il cervello gliene frega uno stocastico di uso anch'io un termine così che almeno me la tiro un po'. Non gliene frega niente di fare attività fisica, di far fare a quelle persone attività fisica, perché ha già quello che gli serve, cibo. Però non facendo attività fisica c'è un altro segnale. Non ti muovi? Allora, forse è carestia? E allora accumulo. È tutto un casino pazzesco. Ma la verità è che noi dovremmo educare la nostra mente. Lo dico a voi per un semplice motivo. Ho fatto di un valore, uno spunto importante per la mia vita, che è la coerenza. Non dire una cosa se non la fai. Oppure, meglio ancora, mettiamola in positivo, stai dicendo una cosa nella quale credi? Vivila, vivila, mi permetto di dirlo. Troppe volte sento dire delle cose bellissime, giustissime, ma poi da persone che non sono esempio di quello che dicono. Non funziona, non funziona. Se io ho il compito, la missione di voler veramente aiutare qualcuno, io debbo essere un esempio di questo qualcuno. Io ho due figli. E so che potrei dire loro tutto quello che voglio, ma che non impatta sulla loro vita. Io vorrei che loro sentissero queste cose rispetto al tablet e spiegargliele, no? Ma queste cose non impattano sulla loro vita, non tanto quanto che cosa? Ditemelo voi. Certo, certo, è l'esempio, è quello che vedono. Allora, i miei figli non l'hanno mai avuto né cellulare né tablet fino alle scuole superiori, zero. Perché troppo piccoli, perché per tutta una serie di motivi, anche tra questi. Ma loro devono vedere il mio esempio. Se voglio che loro stiano in salute, devono vedere dei genitori in salute. Se loro voglio che siano felici, devono vedere dei genitori felici. Allora, perché lo dico a voi? Perché voi avete contatto quotidiano con decine di persone. Avete qualcuno di voi anche un contatto mediatico con migliaia di persone. Il vostro esempio è tutto. Questa è la cosa più importante, ve lo dico da chi vi ascolta, da chi vi sente perché vuole stare in salute e da chi vai? Vai dagli esperti, chiedi a loro. Ma ho imparato una cosa, a chiedere e a guardare, ascoltare, a osservare attentamente se questa persona è credibile, se ha quella credibilità sufficiente per aiutarmi veramente a migliorarmi, per aiutarmi a crescere. Allora, questo penso che sia il compito anche di un medico. Io lo guardo dall'esterno. Lo guardo, ripeto, da una persona che fa un altro lavoro, ma a cui piacciono questi temi e che informa e cerca di spingere. Uno dei miei obiettivi è quello di aiutare le persone a prendere consapevolezza che la salute, il benessere fisico, è una delle cose fondamentali. Ce ne sono tre, secondo me, fondamentali nella vita. Tre aree imprescindibili. La prima è la salute. Qual è la seconda? Dillo così come hai detto. Vai. L'amore. Sì, sono le relazioni, sono gli affetti, sono i sentimenti che proviamo, no? Ce ne accorgiamo quando, stamattina abbiamo vissuto tutti e tutti abbiamo probabilmente avuto la stessa sensazione, ma cosa sto qua a fare? Le cose importanti, dovrei correre subito a casa, dalle persone a cui voglio bene, stare con loro perché, non so, io ho avuto questo impulso. E poi ti dici, no, le cose devono andare avanti, anzi, a maggior ragione, sarebbe stato qui, avrebbe fatto quello che doveva fare. Quindi siamo qui, ma gli affetti sono fondamentali. Terza cosa è il denaro, il lavoro. Noi ne abbiamo bisogno in questa società.
se mancano queste tre cose nell'equilibrio della vita di una persona, ci sono problemi. E siamo qua adesso per una di queste, per la salute. Ma noi abbiamo bisogno di essere coerenti. E per me dare messaggio e fare sì che le persone vengano da voi non perché hanno dei problemi, ma perché vi chiedano, vi posso garantire che ne spingiamo tanti. Spingiamo migliaia di persone ogni anno attraverso i corsi che facciamo, la divulgazione di libri e così via, a prendersi cura della loro salute, a documentarsi, a fare prevenzione il più possibile, prevenzione, quella che ti dice non voglio sapere prima quando sto male, che per me questa cosa è sciocca. Sapere prima quando stai male, per l'amor di Dio, aiuta, ma non è prevenzione. Io non voglio dire a mio figlio prima quando sta male, voglio che non stia male. La vera prevenzione è tenerlo lontano, tenerlo sano, no? E questo è il messaggio per me più importante. E quando una persona viene da voi deve poter vedere in voi un agente puro, limpido, chiaro, esempio di quello che dice. Esempio di quello che dice, perché questo è quello che veramente funziona. Se tu dici a tuo figlio non fumare, non fare come me, che ho perso la mia vita a fumare, non serve a niente quello che gli dici, serve l'esempio che sta vedendo. Ecco, mi piace pensare, ma si odora il profumo della passione ad ascoltarvi, posso dirlo? Sto apprezzando tutti gli interventi, perché siete bravi, ne sapete un botto, la dico non in termini medici, ma ne sapete veramente tanto, si vede, e si vede che c'è la passione, non è solo lavoro, è passione in quello che fate, ok? Fate in maniera che questa passione, voi siate i primi portatori di questa passione, che voi la sperimentiate su di voi, che voi siate quello che dite, perché questa cosa avrà un impatto sulle nostre generazioni. Si sente di tutto e di più, medici un po' tra virgolette al soldo delle case farmaceutiche. Io posso dire, tanto nessuno mi radia da niente, quindi chi se ne frega, no? Persone un po' prezzolate, o comunque sia più che prezzolate, all'interno di un sistema. Ma la verità è che questo sistema ci sta schiacciando. E allora chi meglio di chi è dentro quel sistema? Chi è meglio delle cellule che fanno parte di quel corpo può guarirsi? Il nostro corpo si autoguarisce. C'è una cosa che ho imparato, che ho capito anche dalle cose che ho sentito qua, ma è stata una conferma, è che il corpo tende alla guarigione per sua natura. Tu ti tagli, non devi dirgli nulla, lui è programmato per guarirsi. Qualsiasi cosa tende alla guarigione quando ha la forza di farlo. Allora noi dovremmo riuscire a passare il messaggio alle persone: bisogna che tu ti guarisci, come lo stile di vita, i pensieri. Io mi occupo di questo, poi mi fermo qua, non ho tempo, ma mi occupo della mente, dell'aiutare le persone a far sì che quel benedetto ipotalamo, quando prende le informazioni anche dal mondo esterno, che in realtà non le prende solo dal mondo esterno, perché quando le prende da fuori, quello che vede, quello che sente, quello che legge, lo interpreta, gli dà un significato. Ed è quel significato che per noi conta, perché altrimenti una persona anoressica che si guarda allo specchio e vede una realtà, quindi vede un qualcosa di preciso, carne e ossa, quindi dovrebbe dire no, aspetta, bisogna che riprenda a mangiare. Ma se nella sua mente l'immagine che ha è un'immagine di una persona ancora che non va bene, ancora grassa, che non si piace, continuerà a rifiutare il cibo, prima ancora che diventi poi un rifiuto biologico, chimico. È nella mente, la mente guida. Allora credo che voi siate delle guide per decine, centinaia, qualcuno anche migliaia di persone, siatelo nella maniera più coerente possibile. Chiudo dicendo che le prime persone che dovete mettere in salute chi sono? Sono voi, siete voi, siamo noi. E non nessun altro. Ed è troppo facile guardare negli altri e dire c'è da fare questo, sai, dovresti, perché sei tu il primo. Ed è purtroppo... ve lo dice un ignorante di tutte queste cose che vi state dicendo, ma vi dice una persona che ha già capito un po' della vita. La vita mi ha lavorato, ho 53 anni, quindi spero di essere nel mezzo del cammino della mia vita, sano però, se no va bene anche andare via prima, basta stare sani, e ho già capito, e ho capito alcune cose, e noi dobbiamo prenderci cura di noi stessi. E il fatto molto spesso accade che quando tu sai qualche cosa, quella cosa ti piace, l'idea di insegnarla, di parlarne, di studiarla, ma non di applicarla. E non ho il tempo, e non riesco. Scuse. Le stesse che ti dirà il tuo paziente, perché il mondo tende a rispecchiarci.
Il mio messaggio è questo, mi piacerebbe stare con voi tanto, ma soprattutto per parlare con voi e chiedervi. Ieri ho fermato qualcuno, abbiamo fatto mille domande perché siete veramente belli, siete competenti, sapete un sacco di cose. Dico solo che alle volte è un peccato vedere così tanta competenza non messa al servizio dell'amore di se stessi, che viene in primis. Grazie, grazie Giorgio. Grazie Livio. Due cose, Giorgio, solo un'ultima cosa. Anche Giorgio non è un medico e ne sai un botto. No, no, ma la cosa più importante che mi piace è la passione che sto respirando. Tu sei in primis questo, sei passione, e voi anche. Penso che sia una delle cose più importanti nella vita. Viverla, trasmetterla agli altri e soprattutto messa al servizio di se stessi. Grazie per l'opportunità. Grazie. Giorgio. Grazie, io. Bocca al lupo, rimango ad ascoltarvi. Grazie.